Si ripresentano i cavalli agli ordini dello starter per questo secondo tentativo. E sono partiti Gestartet, l'edizione 2024 del Criterium di Primavera. Il gruppo 2 è riservato ai 4 anni sulle siepi, con le prime fasi della corsa, primo dei 18 ostacoli che i cavalli affronteranno. Madrilène, il numero 4, Jan Krathockwyl, Joe Buichner, giallo-nera. Sollecito a guadagnare la testa della corsa, l'attacco della curva, va lui a imporre l'andatura. Policasta, la numero 5, la femmina del team Rösl, la giubba oro e cap scuro con Gabriele Agus in terza posizione. Kate Madrick, il transalpino del signor Tobias Jones, allenato da Davide Satalia, che ha all'interno il suo connazionale Beau Castle con Gauvin Fer Picon, la giubba bianco e rossa. Cavalli che vanno sulla diagonale, Quinto e Wamba, la giubba completamente blu del signor Cartus con Gaetano Volpe. Poi a contatto Island King, Jan Faltijek con il fucsia del signor Paolo Favero. Si completa la prima diagonale con Madrilène che non si risparmia. Madrilène conduce a buon passo, ha guadagnato 4-5 lunghezze a Policasta, terzo Beau Castle che ha all'esterno Kate Madrick, poi Wamba. Island King con i cavalli che affrontano in senso contrario a quello abituale l'arco della curva di Marlengo e adesso verranno ad affrontare il passaggio sotto le tribune. Cavalli che si presentano in perfetta fila indiana adesso a risalire la seconda diagonale con Madrilène che conduce nei confronti della femmina Policasta, il primo dei transalpini e Beau Castle che è terzo con Gauvin Fev Picon in sella, poi Kate Madrick e Frederick Tett, Wamba con Gaetano Volpe, Jan Faltijek tiene alla retroguardia Island King. Completamento così della seconda diagonale, le posizioni dei cavalli rimangono quelle iniziali, Madrilène si mantiene all'evidenza, Policasta lo segue, ha sempre 4-5 lunghezze, quindi Wamba. E così il completamento del completo delle 8 delle diagonali con i cavalli che adesso attaccano il rettilineo delle tribune. Madrilène davanti a Policasta, poi Wamba, ancora Beau Castle, Kate Madrick, Island King. Questo è l'ordine dei cavalli con i distacchi che si sono leggermente ampliati tra i cavalli quando verranno a sfilare davanti alla tribuna grande. Attacco della siepe delle tribune che Madrilène affronta in piena spinta. Madrilène in vantaggio con Jan Krathockwyl all'attacco della curva di Marlengo. Policasta cerca di tenerne il passo dietro ai due Wamba, poi Kate Madrick, ancora Beau Castle e in coda Island King. Completamento della curva, i cavalli attaccano il rettilineo opposto alle tribune. Madrilène su Policasta, i due procedono nell'ordine, Wamba piano piano recupera metri, più indietro i due francesi che lasciano in coda Island King, siepe di metà rettilineo, tre quarti della retta, Madrilène ancora in lieve vantaggio, Policasta e Wamba vengono un po' a contatto, siepe che completa la retta opposta, i cavalli, c'è la caduta di Wamba sulla siepe che completa la retta opposta e allora dopo la caduta del numero 6, tornano a contatto Madrilène e Policasta, i due in piena lotta sulla curva finale. Gli altri sono molto indietro, cappeggiati dai due transalpini. Così Madrilène prova a difendere la posizione. Policasta fa il suo sforzo adesso all'attacco. Policasta, appena entrata in dirittura, tende a passare l'avversario. Poi c'è Beau Castle che recupera terreno. Ultima conclusiva del criterio di primavera. Policasta davanti a Madrilène e Beau Castle. Policasta ha preso qualcosa di vantaggio. Il francese si avvicina minaccioso. Siamo a 100 dal palo. Policasta su Beau Castle che recupera. Policasta su Beau Castle. Policasta vince il criterio di primavera. Davanti a Beau Castle. Terza è Madrilène. Quarta Kate Madrick, la femmina che aveva vinto la corsa di preparazione, Policasta, si conferma. Gab, complimenti. Sì,
Sì, bene, sono arrivato in fondo proprio con l'ultima energia. Bene, bene, è andata bene, ho avuto fortuna, sempre il cavallo che ti porta in fondo. Bravo Gabriele Agus e complimenti ancora. Grazie.